Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Mete, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra serie secondaria dedicata a XCOM 2, War of the Chosen e alla nostra lotta per la sopravvivenza e la liberazione della Terra dall'invasione degli alieni. Nello scorso episodio avevamo fatto la conoscenza dei tre prescelti e avevamo iniziato a incontrare direttamente sul campo di battaglia l'assassina. Permettetemi prima di iniziare però di ringraziare tutti voi che mi seguite e consigliarvi di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se non siete già iscritti, perché come state guardando ora in basso a destra, la maggior parte di voi che mi segue attualmente non è iscritta al canale. Quindi siate buoni, lasciatemi un bel like, un bel subscribe e ovviamente entrate anche a far parte della nostra famigliola. Detto questo, partiamo a bomba con il nostro gameplay. Ok, ragazzi, eccoci qua. Dunque, ci eravamo lasciati con una missione da completare, se non vado errato. Comandante, le forze della resistenza sono in attesa del contatto, ma dobbiamo fare la prima mossa. Dobbiamo andare a completare la nostra rappresaglia. E al momento vediamo un pochino chi possiamo portare. Guardate che bello con l'armatura dell'enclave di Fallout. Ok, allora, vediamo un attimino. Abbiamo tutto il necessario, direi di sì. Quindi partiamo. In questo caso oggi ci accompagna Dragunova ed Erwin Condurtu. Quindi signori, partiamo. Operazione Rotting Savior. Andiamo a salvare l'accampamento che è stato assaltato dalla Advent. Truppe guidate da uno dei prescelti hanno assaltato un accampamento della resistenza. I nostri stanno combattendo strenuamente, ma dobbiamo proteggere i civili. Un gruppo di soldati della resistenza è sotto attacco vicino alla vostra posizione. Aiutateli a respingere le truppe aliene. Allora, questa è una versione modificata della vecchia missione di salvataggio degli ostaggi del gioco base. Nell'espansione, è stata leggermente modificata perché gli ostaggi o comunque la resistenza civile dispone di due truppe base con armi base che ci danno un supporto in battaglia, quindi sicuramente la cosa è positiva. Molto bene. Allora, mi piacerebbe far fuori instant questo qua. Vediamo se riesco a lanciare la. Potrei arrivarci. E se io invece faccio esplodere questo? Purtroppo non riesco a prenderlo. Questo qui non fa nulla e questo neanche. Ok, allora mettiamo la Claymore qua. Questa la lascio qua. Perfetto. Poi lui lo spostiamo qua Affermativo, mi muovo. e va in Moto in guardia. Overwatch. Poi lui invece si sposta. Non vorrei attivare nessuno. Quindi facciamo attenzione a non muoverci troppo. Mentre lui, se lo spostiamo qua, non dovrebbe vedere niente. Mentre se ci spostiamo qua. Ok, qua sì. Qua sì. E qua invece vede solo la Claymore. Allora, spostiamoci qua. Ok,
Ma no, ma che cazzata è? Non mi diceva che avrei spottato l'alieno. Dai, ma siete seri? Non compariva l'alieno spottato. Comandante, la Advent non ha intenzione di fermarsi. Stanno ignorando i nostri uomini e concentrando il fuoco sui civili. Fateli fuori subito! All'inizio la Advent schierava le unità stordenti per controllare la folla e le sommosse. Peccato che di proteste se ne vedano poche ultimamente. Buono, 5 danni. Sti gran cazzi, complimenti. Adesso vedrete che col culo che ho, la Claymore sarà fuori dal raggio d'azione dell'alieno. Me lo sento. Sicuro come l'oro. Sicuro come l'oro. Ok, allora. Infatti la Claymore è fuori dall'azione. Porca vacca, ragazzi, che sfiga. Ah, che due. Noia, che noia sta cosa. Ok, allora. Possiamo andare qua a prenderlo? Tendenzialmente sì. Ok, Durtu, amico mio, vai lì. Occupati di lui. E finisci anche in copertura. Perfetto. Bravissima, ragazzo. Ottimo. Ora. Dovrei riuscire a far fuori anche questo maledetto. Quindi. Cerchiamo di metterci in una zona in cui non veniamo spottati. Mi muovo secondo gli ordini. Ok. E adesso vediamo un po'. Lui farebbe 4 danni. Ok. Mentre qui qua potrebbe vederlo. Al massimo faccio un doppio movimento. 71. Ok, proviamo a ucciderlo con il 71%. Benissimo, benissimo. Ok. Allora, adesso direi che ci possiamo mettere qua con Erwin e con la nostra Dragunova possiamo anche pensare di ucciderlo. 57%, spero in Dio che. Anzi. Sapete che. Sì, proviamo, proviamo. Bene! Grande, brava ragazza. La squadra armata della resistenza è salva. E anche Siete a posto con gli rivelata. altri superstiti. Benissimo. Rileviamo un gruppo di civili intrappolati nei pressi della vostra posizione. I radar indicano truppe Advent in avvicinamento. Dobbiamo raggiungerli prima che gli alieni li uccidano tutti. Ordine ricevuto. Pattuglia nemica individuata. Ok, e questa l'abbiamo. Questi due li abbiamo visti. Perfetto. Ora tocca al nostro gruppo. Via, via, Siamo via! molto distanti, cavolo. Non credo che ci sia la possibilità di vedere qualcuno. Però noi corriamo. Durtu, tu sei un ranger, vai subito semi-melee, mentre tu che sei una recluta, direi che puoi andare
tranquillamente qua. Ok. Oh, perfetto, un faceless. Perfetto. Avevo sentito parlare di una specie di muta forma. Immagino che sia questa. Una specie molto interessante. Se avessimo una struttura adeguata. Non ci pensi nemmeno. Porca vacca. Ok. Lui è costretto ad avvicinarsi, no? Va bene, ok. Questo poverino si ritrova dentro con il faceless. Non è un brutto... Buono! Buono! Ok, ok. Allora, piano, fermi tutti. Dragunova. Dragunova direi che vai ad ammazzare lui col 73%. Anche se effettivamente lui con l'85% è forse persi meglio. Bene. E spero che uccidendolo... Mannaggia. Ci hanno rivelati. Ok, allora... Poi tocca a lui, vediamo un po'. Potrei andare sinceramente a uccidere lui. Sì. Quindi, però rischierei di essere aperto a colpi. Perché di qua ce ne sono due. Quindi se io attacco mettendomi qua non sono coperto. Quindi cambiamo un attimo tattica e proviamo a metterci... Con lui non vedo nessuno, vero? Vedo proprio nessuno. Però qua vedrei il faceless. Ok, mentre il faceless lo vedrei da qualche parte qua, vero? Nulla. Agli ordini. Allora, corriamo qua. E poi andiamo a... Tentiamo la sorte e speriamo che scoprendoci sul lato sinistro non veniamo eccessivamente colpiti dall'unica truppa che c'è appunto a sinistra. Ok. Ottimo. Adesso abbiamo solo da fetterci in guardia e sperare che il faceless si muova per andare melee. Vediamo un po'. Ok. Buono, buono. Ha deciso di andare per i civili. L'ha preso? No, cazzo, l'ha mancato. Vediamo un po' chi attacca. Ovviamente va sul sottoscritto, perché io sono sfigato. O forse no, mi targetta solo. No, mi colpisce. Madonna, 4 danni e ha distrutto tutta la copertura. Porca troia. Ok, ok. Va bene, 2. Se l'ultimo riesce a colpire anche... No, colpisce il faceless. Però non serve a niente perché il prossimo turno si recupera 2 punti ferita. Se non erro. No? Strano. Non ha recuperato 2 punti ferita. Ok, allora andiamo anche qua di nuovo a fare un nuovo fendente, così che Durtu
Si mette ad affettare a destra e a sinistra con la Miracle Blade. Ottimo. Poi il nostro buon amico direi che si può spostare in copertura totale e andare a cercare di sparare. Bene, 4 punti ferita, tolti. Ne dovrebbe avere ancora pochi, però. Ne ha solo 4. Ok. Allora, spostiamoci qua e andiamo a vedere un po' se con Dragunova riusciamo a ucciderlo. Mannaggia, 3 punti ferita. Però di sicuro adesso con Derwin non dovremmo avere problemi di sorta, però direi andiamo a mettere cura subito al nostro buon alleato. Il medico di fiducia riporta a punti ferita massimi la nostra recluta e termina il tutto con un bel colpo di grazia. Perfetto, sul faceless. Benissimo. E adesso, se tutto va per il meglio, la resistenza ammazza l'ultimo nemico. Bellissimo, ragazzi! Rimasti sono in salvo e non ci sono truppe nemiche in vista. Ottimo Bellissimo! lavoro, comandante. 12 civili salvati su 19, valutazione eccellente, solo un ferito con soldati uccisi, 0. Andiamo a scattare la foto della missione. Eccoci qua, guardate che bello il nostro team con la nostra recluta in distanza e ovviamente anche voi due fieri e orgogliosi della loro missione compiuta. Dragunova è sempre molto, molto, molto figa. Mi piace. Ok, continuiamo e andiamo avanti. Va bene, torniamo alla base. Missione riuscita davvero in maniera spettacolare, ragazzi. Sono molto orgoglioso di tutto ciò. Neanche una perdita, comandante. Spero che tutte le missioni vadano così. E comunque notate che il nostro povero Goldspring Erwin, anche se è stato curato, comunque ha ricevuto 23 giorni di prognosi riservata a causa della ferita grave. Andiamo subito a vedere Durtuin come si specializza. Allora, è diventato caporale. Nello scorso episodio noi avevamo fatto diventare la nostra Jane Kelly un ranger da spada. Quindi io credo che farò diventare in questo caso il nostro Durtu un ranger da combattimento a distanza. Quindi diventerà fantasma. Quando la squadra viene rivelata, questo soldato rimane nascosto. Molto bene. Poi vediamo un po' la nostra Dragunova. Dunque, ha la possibilità di prendere nuovi punti da caporale o un nuovo grado da sergente. Allora, le unità viste da un mietitore rimangono sempre visibili. Molto buona come cosa. E la Claymore infligge 3 danni in più e ha un raggio più ampio di 1. Questa anche non è male. Però la Dragunova la possiamo utilizzare per fare scouting sui nemici, quindi effettivamente definizione bersaglio non è affatto male. No, usiamo scia di sangue perché effettivamente andare a fare 4 danni è meglio. Sinceramente è meglio. Stiamo facendo davvero pochi danni con Dragunova. Non puoi usare restituire le abilità senza un addestramento speciale. Possiamo prenderla perché abbiamo dei punti condivisi con la XCOM. Mi piace. Ok, allora sì, andiamo a prenderla assolutamente. Assolutamente. Ok. E infine il nostro Erwin diventa un cecchino. Ok, molto bene. Perfetto. Vi lascio come sempre la narrazione dei senza volto, anche i faceless. Abbiate pazienza, ragazzi, ma io la prima run che ho Oggi fatto l'ho avete fatta in inflitto un inglese, duro quindi colpo i ai nomi li so in cani inglese. infedeli, comandante. Sta svolgendo un lavoro eccellente. Non è facile combattere ogni giorno contro gli alieni, comandante. Lo stress sta cominciando a farsi sentire. Le consiglio di tenere sotto controllo la situazione dei suoi soldati.
Ok, questa invece è un'altra caratteristica aggiuntiva guadagnata nel DLC. I nostri soldati, se ricevono delle ferite critiche da parte di determinati nemici o da parte di qualche mini boss, e ricevono quindi anche una prognosi riservata molto elevata, come è appena successo ad Erwin, acquisisce delle caratteristiche negative, in questo caso aggressività esagerata. Quando l'unità entra in Overwatch, ha la possibilità di sparare un colpo gratuitamente. Quindi praticamente perdiamo una munizione. Abbiamo davvero poche risorse e riserve, la cosa mi Wow, spaventa un veramente. pochino. Però appena avremo la possibilità di andare a costruire una nuova struttura, quindi tra 2 giorni, di sicuro ci Non mi occuperemo di vergogno andare a di ammettere mettere che le provo comunicazioni per la ammirazione per la sua resistenza. tenacia in una situazione tanto ardua. Sono nata per combattere, per affrontare i miei nemici senza mai arrendermi. Lasciamo la nostra assassina parlare da sola e vediamo il nostro laboratorio tecnologico. Il laboratorio l'ho fatto per il semplice motivo che se noi andiamo a inserire il nostro scienziato qui, improvvisamente voi vedete che la tecnologia delle armi magnetiche è scesa da 10 giorni a 6. Quindi questo è sicuramente, sicuramente positivo. Cerchia secondo i Andiamo a progetti di Shepard. scavare. Comandante, le fazioni della Resistenza hanno inviato i propri rappresentanti sull'Avenger. Ho pensato che potesse servirvi un'area dedicata in cui pianificare le operazioni. Terminiamo di prendere dei nuovi scienziati. Ok, perfetto. Teresa Jimenez. Ok, ottimo. Torniamo un attimo qua a prendere le Wow, nostre riserve veramente. perché ci serviranno le riserve per poter costruire i primi fucili potenziati per poter combattere un minimo ad armi pari. I nostri soldati formano un'ottima squadra, comandante. Ok, allora, la Advent sta perdendo colpi e le nostre reclute hanno finalmente acquistato dei potenziamenti. Quindi andiamo subito a vedere le nostre reclute, che cosa sono diventate, in che cosa si sono specializzate. Abbiamo allora Eva Morozova, che diventa in questo caso un altro ranger. Ok, per ora siamo a 3 ranger. Mi piacerebbe avere un altro granatiere, però. E Jin Ming Song diventa uno specialista. Porca miseria, ragazzi, non abbiamo un granatiere. Ci sono solo io come granatiere. Ci sono solo io. Brutta come cosa. Ok. Ancora un giorno, yes, visualizza stanza e adesso iniziamo a costruire cerchia della resistenza. Sì, va bene, molto bene. E adesso torniamo qua perché a qualche istante avremo finalmente armi magnetiche. Ho fatto molte scoperte interessanti, comandante. Queste armi sono molto simili ai primi prototipi elettromagnetici, ma sparano proiettili a velocità estreme. Comandante, l'ufficiale della Advent è nella cella frigorifera. Eseguiamo l'autopsia il prima possibile. Molto bene, come vedete adesso finalmente abbiamo dei nuovi oggetti disponibili da recuperare, da costruire. Vi lascio come sempre la narrazione dal punto di vista storico-narrativo delle armi magnetiche e del mondo di gioco. E come vedete adesso abbiamo pistola magnetica, fucile a pompa magnetico, fucile magnetico Comandante, e il team di scienziati ha materiali ibridi. dimostrato un particolare interesse per uno specifico campo di studio che potrebbe migliorare l'efficacia delle nostre ricerche. Dobbiamo iniziare subito, però, prima che questo loro interesse diventi incostante. Quindi andiamo a mettere in questo caso Le cose finiranno materiali in attesa ibridi, dei che ci vuole risultati, solo un comandante. giorno. Perfetto. Andiamo sempre qua, terminiamo il
I rifornimenti. Aia. Esamina bersaglio. Ok, 139 riserve. E principalmente difficoltà facile. Ok, allora direi andiamo qua, costruiamo se possiamo i nostri primi fucili. Cavolo, perché ci mancano le legaliene. L'Alpha Team è completamente pronto e a disposizione. Andiamo e prepariamoci poi per un nuovo combattimento. Ma ragazzi, ci possiamo salutare qua perché ormai il nostro tempo è giunto a termine. Ci vediamo come sempre la prossima settimana con i nostri appuntamenti fissi di Europa Universalis 4 con Bisanzio nella nostra serie storico-narrativa, con Crusader Kings 2 con il Regno di Romagna, XCOM 2 War of the Chosen. Un saluto a tutti ragazzi, il team di Nerd is the Way è pronto all'operazione Bonebreaker. Al prossimo episodio, ciao ragazzi, a presto.